Siero il giorno 2. Siamo nell'atto 7. Merda. Praticamente The Last of Us 1 abbiamo praticamente finito. Che sia troppo tardi. Con le ore di gioco sicuramente avevamo quasi finito. Che diavolo sto facendo? Sono Iene, cazzo. Già. Bene, allora. Adesso sono un coglione. Continuiamo la nostra tranquillissima avanzata, però ci serve questa fantastica tavola. Non devo cadere. Ok. Beh, grazie al cazzo. E qua sotto si scivola. Anzi, nemmeno. Il mattone che avevo lanciato. Qua abbiamo già combattuto, ma non mi sorprenderebbe ci sia da combattere di nuovo, sapete? Fanculo. Era la porta. Almeno so che è vivo. Ok. La bambina è una bomba. E la madre? Ha rinunciato al cibo e l'acqua. Povera donna. Le ha cresciute lei. Iene. Perché sento qualcosa che cammina a sinistra? Ok. Merda. È scappata. Godo. C'è la caccia. Stanatela. Via. Zitta. Così mi vedono però. Uff. No. Oh cazzo. Merda. Sono nella merda. Ok, qualcuno sta tentando di raggiungermi. Per ora no. Allora, e qua un bel fucile cecchino non farebbe per niente male. Ok, costui sta cercando. Boom. Oh, il fuoco che si combatte con il fuoco. Ha chiuso, andiamo. Merda, mi serve un'altra arma. Godo. Potevo fare assolutamente meglio, però in realtà è un po' che non gioco a sto gioco e quindi mi ci devo un attimino abituare. Tipo lo prendessi così. Boom! E come l'ho preso, ragazzi? Come l'ho preso?
Magari qualche munizione non mi farebbe schifo, ovviamente non è niente. Dove sei? Oh. Munizionis. Dimmi che sono finiti. No, perché se sono finiti io godo, eh. Tranquillamente godo. Di certo ho fatto un po' schifo, lo autoammetto, però devo un po' riprendere la mano a questo gioco, quindi è comprensibile. Ok, una bottiglia, vediamo magari se riesco a evitare di fabbricare kit, anzi di usare kit medici adesso, perché a parte ci avrei anche le cose per rifarlo, però magari poi me ne pento di non averlo usato, però voglio aspettare il più possibile. Allora, solleviamo questa mitica grata. Ok, non vedo niente qui. Meglio sempre allontanarsi prima. Oh, c'è un banchetto da lavoro, però avrei bisogno di qualche pezzo. Certo che se tu mi dai i cosi vuoti. Spero ci siano ancora. Dimmi che la posso riaprire. Ok, 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 ok. Allora, sono in cerca di pezzi normali. Vuoto. Ari vuoto. E niente, andiamo a lavorare quei pochi pezzi che abbiamo per forza, ragazzi. A parte ne ho 76, quindi volendo, proprio a corto corto non siamo. 50-60. Adesso faccio un'ispezione proprio, diciamo, generale. Poi dopo vedo cosa modificare. Allora, 50-60. Questi sono tutti 50. Qua mancherebbero solo i danni del fucile, quindi, però costa 60. Che abbiamo praticamente un potenziamento solo da poter attuare. 50-50, se ce n'ho da 40 posso usare quello, però non credo ci sia. Eh no. Ora vado sul semiautomatico e vado sulla stabilità. Come si dice, no? Si tira a risparmiare. E questo è proprio il momento in cui non si può fare meglio di così per quanto riguarda il risparmio. Chiudiamo e andiamo avanti. Ok, qui. Non si va da nessuna parte. Nemmeno qui. Qua sì, però. Questa dovrebbe essere la baita famosa dove erano imprigionati loro, appunto. Ragazzo, ci siete ancora? Aiuto. Questa è una iena morta. Non ti avvicinare! Sono io. Chiedi scusa. Scusa. Bravo. Come sta?
insomma, penso nella sua vita sia stata meglio. Ti muovo il braccio. Appoggiati. Andiamo. Che vuoi fare? Voglio provare a salvarla. Addirittura. Coraggiosa, eh? Quindi ce la facciamo fino all'acquario? Ah no, ci vanno da sole, bene così, bene così. Owen! Sì, c'ho il gatto qua sotto, sorry. Owen! Ehi, Owen, sveglia! Sono qui! Sono Yen. Mi servono tutte le medicine che hai. Oh, buono, buono! Mettilo giù, mettilo giù! Calmati! Può abbassare! Che cazzo! Alice! Non è stato un buon incontro, Abby, chi sono questi? Mi hanno salvata. Puoi darle un'occhiata. Buona, Alice. Proprio c'è il richiamo, il cane. Sensore attivato e via. Un martello. Io non c'entro. Sdraiala. Sembra più un cancrena più che insanguinato. Magari anche congelato dal freddo, ecco cosa. Cioè, raga. No. Il gatto. L'osso è frantumato. Sindrome compartimentale. Cosa vuol dire? Vuol dire che va amputato. No! È un soldato, ha bisogno del braccio. Se lo lasciamo andrà in cancrena. No. Fammi passare il dolore. Ti prego. Cosa ti serve? Idealmente. Sega, punti, morsetti, antibiotici. Sega. La teoria conta poco. Abbiamo coltelli e fuoco. Puoi cauterizzare. Morirebbe di infezione. Fa un elenco. Vado all'ospedale e impiegheresti 2 giorni. Non mi interessa. Non lo dico per te, Abby. Non può resistere 2 giorni. E se ti aiutassi a raggiungerlo in 2 ore? L'ospedale dei lupi, giusto? Sul lato ovest. Come? Abbiamo dei ponti. Li usiamo per poter evitare le inondazioni. E voi lui. Con la partecipazione di Molly. Può resistere 2 ore? Probabile, sì. Fai l'elenco. Ehi, dici sul serio. Sono pieni di iene. Che cazzo però. Girano solo in piccoli gruppi. Sentito, piccoli gruppi. Non è uno scherzo. Lev. Che lei possa che lei ti protegga. Abby. Abby. Ehi. Cosa? Mi hai preso le chiavi. Scusami. Posso parlarti? Dimmi. Perché fai questo? Lei è appena arrivata. Ok. Non credo che sappia della notte scorsa. Non mi importa di quello. Ma a me sì. Quale? Beh, unire iene e lupi non è un lavoro facile, ma come sappiamo questi due individui, Yara e Lev,
sono due che hanno tradito le Iene e si sono rivoltati praticamente. E qua inizia il ufficialmente il Seattle dei due. Sì. Fortuna che c'era Mel. È uno dei migliori chirurghi di Seattle. Mel. Lev, Mel. L'uomo. Oh. Lem. Owen. Vel. E il cane è Alice. Non mi piacciono i cani. E per forza vi sbranano.